Come sappiamo, Pasqua è una parola che deriva dall'ebraico Pesach, che significa passaggio. È il passaggio di Dio che risparmia il popolo ebraico, ma colpisce gli egiziani che volevano tenere schiavo il suo popolo. Questo passaggio continua poi col passaggio del Mar Rosso, quando Dio fa sì che il suo popolo attraversi le acque senza esserne travolto e gli egiziani invece ne sono travolte, e poi continua per l'ingresso, dopo i lunghi anni del deserto, nella terra promessa. Ecco, questo è il cammino da fare, un cammino di liberazione dalla schiavitù, dalla prigionia, dei nostri peccati, dei nostri egoismi, delle nostre paure, un cammino verso la libertà, di una fede e di un amore che ci rendano capaci di dare con gioia la nostra vita, di irradiare la speranza e la luce del Signore Gesù risorto per noi. Vivere allora la Pasqua non è semplicemente trascorrere una festa, ma è celebrare un incontro e rinnovare la nostra fede e testimoniare la nostra carità ed è irradiare quella speranza che dà senso e bellezza alla vita. In questo spirito auguro a tutti una Pasqua di luce e di risurrezione.